parla il calcio dei ricchi. Andando a cercare gli argomenti che sono diventati evidenti e qualcuno di quelli che invece sono stati meno evidenti ma ci sono stati. Faccio per un esempio, è cresciuta molto la competenza degli spettatori grazie alla televisione. Si è arrivati a giocare quasi tutti con 3-5-2, allora mi sono chiesto perché e qualche spiegazione l'ho data. Ho constatato una rissa continua tra interisti e juventini, che per fortuna poi in questi ultimi mesi è andata abbassandosi, ma non c'è dubbio che i fatti di qualche anno fa in questi anni hanno prodotto delle conseguenze. Ecco, un po' di, credo che sia, non è una storia di qualcosa, è un cercare di commentare le cose che sono avvenute. A Cesare Prandelli chiediamo cosa gli piace di Mario Sconcerti, giornalista e editorialista. Ho sempre avuto una grande stima, un grande rispetto, perché sa coniugare il giudizio tecnico, il giudizio anche psicologico del professionista. Quindi grandissimo veramente rispetto e considerazione, perché molto spesso quando finiscono certe partite, il giorno dopo abbiamo la necessità di confrontarsi con i critici, è uno degli articoli principi dove noi cerchiamo comunque di avere dei riscontri, è proprio un articolo di Mario Sconcerti. Ultima cosa, magari gliel'ha già dato in privato, però se ha anche dei consigli pubblici su nomi nuovi per la nazionale da dare. Io a Cesare Prandelli? Sì. No. No. No, 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 nel senso che è proprio un poi problema di vita. Credo che lui si sia, diciamo, amici proprio perché ognuno ha sempre rispettato profondamente l'altro. Io so che lui mi stima, lui sa che io stimo eccezionalmente lui e lì ci fermiamo.